Ragazzi, bentornati sul canale. Lo so, sono passati 5 mesi dall'ultimo video e sono cambiate così tante cose che un video non basterebbe per raccontarvi tutto quello che è successo, ma ci proviamo. È tutto in bianco e nero perché procederemo per gradi e vi racconterò pian piano come sono arrivato a creare il luogo che vedete alle mie spalle, nonché casa mia, che è qua sotto. Questo è il soppalco sopra, insomma, ma poi vedrete. E con questo video voglio tornare su YouTube Italia. Quindi sì, benvenuti nella stagione 2.0 del mio canale. Ci sarebbero davvero tantissime cose da dire, ma terrò le più importanti, quelle che davvero hanno fatto la differenza. Sono arrivato qui a fine settembre dopo una ricerca sfrenata di trovare una casa, che è la cosa più difficile del mondo a Milano, che fosse abbastanza grande, abbastanza economica e avesse la metro più o meno vicina per riuscire a fare tutto quello di cui ho bisogno. Ecco, non volevo stare fuori a Milano, volevo essere vicino a una metro perché così posso andare in centro durante gli eventi, insomma. Volevo una situazione ottimale e dopo 6 mesi che cercavo casa ce l'ho fatta finalmente. Quindi sono venuto qui a Milano, ho preso le chiavi. Ragazzi, ho le chiavi di casa mia a Milano, non ci posso credere, sono felice, cazzo, ho le chiavi di casa, adesso ho tempo e vado a vederla, mi sa, adesso vado a casa. Sì, non vi posso ancora far vedere niente, ma sono nella casa nuova, adesso tra un po' devo andare da Otto e Manuel e poi ho l'appuntamento di lavoro. Che figata, che figo, che figata. E praticamente pochi giorni prima di ottobre ho preso e mi sono trasferito qui a Milano. Ho caricato tutte le cose che avevo a Roma e sono partito. Il viaggio procede tra 1 ora e mezza, 2 massimo. Sono nella capitale! Sì, cazzo, andiamo! 130 Martin Garrix, si vola! Vi lascio un piccolo estratto subito per iniziare così, dato che sarà molto raccontato questo video, con me a Roma che fa le scatole. Diventando un po' problematico. Però per fortuna ho una macchina grande, mancano sostanzialmente ancora i vestiti e gli zaini fotografici e le casse. Poi abbiamo finito. Ok ragazzi, piccola pausa. Mio papà mi ha mandato le foto della scrivania. Quindi queste sono le tavole della scrivania, belle spesse. Come vedete, siamo andati a ritirare oggi, saranno poi da impregnare e incollare tutte quante. Ah, lì sto facendo un saccone dell'immondizia, di roba tolta. Stativi vari, eccetera, insomma. Ci siamo quasi. Dai, comunque sono fiducioso. Il grosso, le scatole grosse sono già andate, per fortuna. La mia avventura a Roma finisce qui. La casa è a posto. Stasera arriva Giacomo a lavorare qua. Poi tornerà su a Milano e da lì in poi sarà solo un mind blow gigantesco. Niente, tutto finito. Addio città dell'inefficienza, torna a casa. Ok, sì, il mio odio per la capitale, devo dire che devo smettere di manifestarlo così tanto. Però sono arrivato qui e per fortuna Gianluca mi è venuto a dare una mano a scaricare tutto e a fare la prima spesa. In realtà non avevo niente qui sotto, la casa era completamente vuota quando sono entrato. Quindi c'era niente cucina, c'era solo il bagno, niente materasso, niente. Quindi la prima notte io ho dormito effettivamente proprio per terra. Cioè ho preso un lenzuolo, l'ho messo per terra e ho dormito lì. Siamo arrivati a Milano. Si parte! Pesa è venuto ad aiutarmi. Si è avvisato. Voi lo vedrete spesso questo ragazzo qua. Prima spesa è dobbiamo comprare tutte cose che possono essere mangiate in one shot e soprattutto non devono stare in frigo. Quindi benvenuti nella sfida del secolo. Tutta questa roba qua non si può prendere perché non ho la cucina. Queste cose qua si possono prendere, ma devo mangiarle subito perché non possono rimanere aperte perché non ho il frigo. Sarà divertente per questa settimana. Primo pranzo dentro la casa. Gianluca, comunque è solo il meglio per i miei collaboratori. Questo è tutto quello che mi posso permettere da quando ho preso questa casa. Ed ecco qui il mio meraviglioso letto stile giapponese dalla dubbia comodità, solo per questa sera. Prezzo scontato. Meraviglioso. Il giorno dopo sono partito in quarta. Sono andato all'IKEA per cercare la mia cucina. In realtà sono andato prima da Mondo Convenienza, ma non ce l'avevano. Quindi è iniziata la spedizione cucina. Ragazzi, primo giorno giunge al termine. Un po' di cazzi da risolvere oggi, tra cui quello della cucina,
che è il più imprevedibile di tutti. Mi ha un po' destabilizzato, ma si riparte. Adesso mi faccio il letto e poi vi faccio vedere dove dormirò questa sera, perché chicca giapponese! Vorrei raccontarvi i lavori. Sono successe veramente tante cose, probabilmente sono state le cose più impegnative che ho fatto da sempre nella mia vita, perché ho stuccato, imbiancato, eccetera, con per fortuna un sacco di persone che mi hanno dato la mano. E niente, vi lascio però un piccolo racconto del delirio. Mi piace proprio che sia così montato crudo, così vedete un po' quello che era veramente l'impazzire dentro questa casa tutti i giorni, tutto il giorno, per un mese. Questo, no? E prendilo se è quello. C'è scritto semirigido. È il momento in cui trasporti i tronchi. È comunque più ordinato del letto che avevo a Roma, quindi... non male. Comunque ragazzi, stiamo costruendo questo tavolo. Voi immaginate, tra qualche tempo vedrete, nasceranno progetti, idee intorno a questo tavolo, momenti incredibili. E il fatto che lo stiamo montando noi è come se stessimo montando il nostro futuro. Ora è tutto più facile, vero Giorgio? La soddisfazione. Ragazzi, fase finale della casa. Poi ho finito di comprare, oggi abbiamo comprato il frigo, che arriva sabato. E adesso siamo qui al lobby a comprare il colore. Abbiamo preso il bianco per fare tutto quanto. Poi basta, perché non ho più soldi. Riprendono i lavori in casa. Oggi è il turno del frigo, che è arrivato. E del trabattello per dipingere in alto. Che però è un casino da portare, perché come vedete questo pezzo qui ce ne sta solo uno e ce ne sono quattro, quindi adesso dovrei inventarmi qualcosa. Comunque cominciamo a scaricare. Non so come, ma con il bagagliaio aperto riescono a starci tutti e tre i pezzi, non devo fare mille giri. Sono molto contento di questa cosa, quindi adesso volo a casa, cioè piano piano, ma vado a casa a posarli e ho basta, finito. Domani possono iniziare i lavori, quelli scheggiadenti, quindi dai. Ragazzi, finalmente la camera da letto. Ok, fase 2 della giornata, togliere queste piastrelle oscene alla vita. Questo c'è un bel dolore, aspettiamo. Sapevo che c'era una sfiga così, portavo qualcosa qua. Ci siamo? Ragazzi, benvenuti al resoconto di questo domenica 30 settembre. Abbiamo finito, sono le 7. Ci puoi presentare il tuo nuovo amico? Abbiamo il mio nuovo armadio, che è solo un pontile, perché l'unico modo per dipingere questa casa è avere questa sorta di coso. Domani io e la cameraman qui dietro saremo là sopra, quindi veniteci a trovare. Probabilmente moriremo, come mi suggeriscono dalla regia. Però niente, ecco, l'unico modo per dipingere casa è questo. Quindi una volta dipinta non si dipinge mai più. Scordatevelo proprio, nessuno cambierà mai colore in questa casa. E alla mia destra, quindi alla sua sinistra, abbiamo il nuovo muro. Perché oggi togliendo le piastrelle e qui si è staccato tutto. E vai. Però per fortuna mio papà... Scusate. Grazie. E... abbiamo fatto tutto e la camera da letto vogliamo farla vedere. Abbiamo anche le luci adesso. Quella! Attenzione, abbiamo una luce qui in questo anfiteatro. Vai, ci conduca. E poi abbiamo una seconda... secondo. Qui una volta c'era un fantastico muro, adesso non c'è più muro, quindi rimbomba di nuovo. E
abbiamo stuccato tutto qui. Irene ha giurato di matto perché i buchi si sono venuti a ristuccare. Però per il resto, questa sarà la camera da letto. Abbiamo fatto anche un breve spettacolo di ombre cinesi, giusto per essere internazionale. Mi accorgo fin da subito che qui abbiamo dimenticato di stuccare. Ops. Direi che siamo a posto. Domani domani si riparte, si dipinge, si finisce di stuccare tutto, si tolgono le canaline da per terra e la camera da letto l'abbiamo spostata di sopra. Quindi a domani. Ragazzi, aprite la giornata di oggi. Questa parete qui è finita. Lo so che farò una modifica alla scarta, vedere un pochino, ma guardate che bella che è diventata. Adesso che è coperta di bianco, praticamente... Non ci devi dire niente di questi muri. Abbiamo finito. Tutto bianco. Vi ricordate cosa c'era qui? Adesso è perfetto. C'è una panoramica su questa fantastica parete. Qui arriva la cucina. Qua si sta ancora asciugando, non fatevi ingannare che è lucido. Qui arriverà la cucina, sarà la tappa. E niente. Come ti senti che è tutto bianco? È un po' bene. Ragazzi, oggi è il 10 ottobre, sono di nuovo ad Ikea, ho preso altre sedie e tutta la prima parte delle cazzatine per la cucina, eccetera. Dai! Finita la parte sotto, come avete visto con tanto di pontile in mezzo a casa, è venuta la parte qui sopra. E quindi è il momento di tornare a colori e di dirvi il perché è stato in bianco e nero fino adesso. Se mi avete seguito su Instagram, perché è stato in bianco e nero anche tutte le stories di Instagram. Semplicemente perché ci tenevo che queste due pareti qui fossero rivelate al momento giusto. Quindi ragazzi, torniamo a colori e benvenuti nel mio studio e con i colori del brand soprattutto. Che dite? Facciamo? Ed eccoci qui. Benvenuti ragazzi, davvero benvenuti di cuore. E anzi, per farvelo vedere meglio lo studio, facciamo una cosa così. Aspettate un attimo. Perfetto, così direi che si vede tutto quanto. Ragazzi, benvenuti nel mio studio. Il grigio e il giallo sono i due colori che fanno parte del mio nuovo logo e del mio nuovo brand. Quindi, prima di tutto, ringrazio Alessio Abrate, che è un mio ex compagno di classe che ha curato il nuovo logo, che è questo. È una roba figa che abbiamo inventato insieme, era un mio compagno di classe, abbiamo lavorato in sinergia. È stato veramente molto molto figo e sono felicissimo di quello che è nato da questa collaborazione. E ringrazio Giorgio Innocenti che invece ha fatto la sigla che vedrete dai prossimi video, che è questa. Grazie mille davvero, è stato un lavoro enorme che ci ha permesso di arrivare a un risultato secondo me incredibile. Ci tenevo a farvi vedere un po' come l'abbiamo costruito perché l'abbiamo fatto noi da zero. Anche le scrivanie sono autocostruite ed è davvero importante quello che abbiamo realizzato. Quindi un altro po' di clip di racconto di quello che è stato il costruire questo studio e poi arriviamo alle battute finali e vi spiego cosa sarà il canale da qui in poi. Il grande giorno è arrivato. Oggi si comincia col colore. Ha un buon odore. Che cazzo, perché? No, zio! C'è del bianco lì. E adesso lo togliamo. Va bene, cominciamo. Sono molto contento. Bevi, giallo, bevi. Vuoi dirci qualcosa rispetto a questo giallo? Vuoi dirci qualcosa o vuoi che io dica qualcosa in merito al fatto che l'hai scelto tu? Chi l'ha scelto il giallo? Di chi è stata l'idea del giallo? L'idea del giallo è stata tua, l'idea del giallo questo colore è stata di Alessio. Sarà delle scrivanie. Questo è legno. Meraviglia, meraviglia. Thank you.
ragazzi, buongiorno, domenica 7 ottobre. Oggi è un'altra giornata di lavori, prestissimo, se avete le 7, stiamo facendo le bordature delle scrivanie. Io adesso vado a dare una mano di impregnante ulteriore alle scrivanie, anche se in teoria devo darne solo due, ma dato che poi rischiamo. Eccole qui, mamma mia, sono bellissime. Sono belle, sono grandi, si incastrano bene, a parte il pavimento della casa che ha fatto un po' di merda, quindi in alcuni punti ballano un po', però diciamo che c'è tutto. Adesso abbiamo preso le misure per fare appunto le bordature che verranno qui, che girano tutte intorno, poi le vernicerò più avanti. Però con le bordature almeno si possono far passare i cavi sotto e non si vedono. Niente, adesso do l'ultima mano di impregnante in questa, in teoria adesso dovrebbe renderle perfettamente impermeabili sti cazzi, tutte quelle cose che ci puoi rovesciare sopra il caffè e poi sciacquarle. E basta, e poi c'è ancora da dare una mano di giallo e poi da dare il trasparente lavagna sulla parete grigia. E abbiamo studiato un po' l'impianto di illuminazione, adesso vediamo, sono un po' un casino, però adesso capiamo come farlo, anche perché bisogna incastrarlo qui dentro, dentro il legno, tra una cosa e l'altra qua dentro. E va bene, dai, ci mettiamo al lavoro. Poi andiamo a riconsegnare il trabattello, finalmente, come vedete, non c'è più il pontile in mezzo a casa. Ieri sera abbiamo montato il divano, che lo vedete, ne riesco qui, questo qua è il divano. E stop. Diciamo che abbiamo fatto un sacco di cose. Adesso, pittù, ci vediamo dopo. Mettendo le ciabatte sotto le scrivanie, abbiamo fatto i buchi con quella punta lì, adesso abbiamo fatto tutto il passaggio e vengono come quella, così puoi staccare e portarteli in giro, le prolunghe sono attaccate, poi le faremo tutte belle con la canalina, ma così almeno puoi muovere le scrivanie dove vuoi, ogni scrivania ha la sua alimentazione. Con queste ciabatte che hanno 9 buchi, 3 tedesche e 6 italiane. Abbiamo anche finito tutte le luci oggi. Ci siamo quasi. Ok, effettivamente le scrivanie che si muovono sono una figata colossale. Non lo metto in dubbio, lo so benissimo, sono 3 in tutto questo. E niente, era la soluzione migliore perché questo studio è un posto dove persone possono venire qui, stare, collaborare, insomma possiamo lavorare insieme, non tutti. Adesso che tutti mi hanno scritto, Simone il tuo studio sarà aperto? No. Il mio studio non sarà aperto, anche perché questa è casa mia, sinceramente. Però ci tenevo che persone con cui voglio collaborare, come è già successo con Nelb, con Emanuele, è venuto Jacopo Melchiorri l'altro giorno, insomma è venuta un sacco di gente già qui, possa venire, trovare una scrivania, avere un posto suo, avere gli attacchi della corrente, insomma posso venire qui e lavorare, creare insieme, che se c'è gente appunto con cui voglio lavorare, ci sia uno spazio dove possiamo farlo. E questo è lo spazio giusto. È stato curato davvero tutto nei minimi dettagli. Come vedete qui sopra ci sono delle luci che sono state messe apposta in modo che ogni pezzo della stanza sia perfettamente illuminato per fare video. Alla fine, pensate che io sto facendo video con solo le luci di questa stanza e un faretto che mi sta illuminando un pochino di lì, ma nulla di pazzesco, cioè se lo spegnessi adesso non ve ne accorgereste nemmeno. Abbiamo colorato le pareti, come avete visto. Le abbiamo rese scrivibili, qui infatti c'è una scritta per tutta la recensione che arriverà presto perché è finita, è già pronto il primo video del canale. E finalmente ragazzi ho creato il posto giusto per dare a voi dei contenuti incredibili, per permettere a me di non avere limiti. Infatti questa casa ogni giorno che la vedo non mi dà mai la sensazione di limitarmi. Anzi, sono io che mi devo limitare per non fare troppe cose subito. Però davvero è un posto fantastico, grosso, che mi piace, dove l'affitto è giusto per essere a Milano, insomma è tutto quello che volevo e riesco a fare quello che voglio e sono davvero davvero molto molto contento che voi siate pronti per ricevere quello che abbiamo creato in questo periodo. Devo partire con un po' di ringraziamenti in realtà.
Vi devo presentare prima di tutto le due persone che collaborano con me adesso, che sono i Donatwins, Gianluca e Giacomo, che ho conosciuto tramite voi, videonauti, che mi seguite da sempre. Loro appunto mi hanno pubblicato un video sul mio gruppo Facebook, che se non siete ancora iscritti, mi raccomando, siamo sempre aperti, siamo diventati 6.000 nel tempo, quindi videonauti su Facebook, vi iscrivete, fighissimo. Parliamo di fotografia e videomaking tutti i giorni, tutto il giorno. Loro due sono due filmmaker giovani, pazzeschi, super bravi, eccetera, ma per presentarvi vi faccio vedere un loro showreel veloce, delle immagini tamarre che hanno fatto, così capite chi sono e cosa fanno. Lo so, sono un po' tamarri, ma mi hanno contagiato un pochino. Poi devo ringraziare in realtà i miei genitori che sono venuti qui sempre a lavorare tutti i weekend, a darmi una mano a ricostruire i muri. Come avete visto, mio papà è stato lì a buttare giù muri, a stuccare pareti. Insomma, è stato veramente fondamentale il loro aiuto, perché io sono una sega con i lavori manuali e ho imparato adesso a farli. Devo ringraziare mio fratello, che però non è mai venuto a trovarmi ancora in questa casa, quindi si senta in colpa se sta guardando questo video. Devo ringraziare Irene, che mi ha salvato la vita dentro casa e soprattutto mentalmente durante i lavori, e tutte le persone che sono passate di qui e mi hanno dato una mano anche solo con una bottiglia di birra alla sera per scambiare due parole. È stato davvero davvero dura costruire casa, soprattutto quando certe volte ti ritrovavi dopo un mese a non avere ancora la cucina e cominciava a pesare la situazione. Però ce l'abbiamo fatta. Ora, la casa sotto non è ancora finita, ma lo studio, che è la parte che a voi interessa, è completa. O meno, mancano dei dettagli, delle cose che voglio aggiungere, ma ci vuole un po' di tempo. Come sentite, anche se imposto un pochino l'ho corretto, c'è ancora un po' di eco, perché è così. Però diciamo che siamo in fase embrionale. Piano piano migliorerà tutto quanto, sono già in contatto con diverse aziende e sono soprattutto in contatto, ragazzi, con delle aziende che fanno la differenza. La prima recensione arriverà molto presto, io non vedo l'ora di farvela vedere, spero la settimana prossima, ormai è finita, devo solo aggiustare un po' di dettagli, ma sarà davvero il primo esempio di quello che sarà il canale da qui in poi. E fidatevi che tutte le persone che l'hanno vista fino adesso, che sono venute a trovarmi, quando l'hanno vista hanno detto: ah, non aspettavo una roba così. Quindi fidatevi che sarà valsa la pena aspettare questi mesi. Ringrazio tutti coloro che mi hanno supportato in tutti i modi possibili tramite le offerte Amazon, ringrazio le persone che hanno caricato Hype, vi ricordo che è ancora possibile fino al 31 dicembre avere 10 euro gratis con Hype, quindi se lo volete fare mi date ancora una mano a sistemare un po' di accessoristica e mensole di questo posto. Però grazie davvero, perché i soldi che sono arrivati tramite Hype per le vostre iscrizioni mi hanno permesso di comprare parecchie cose, tra cui le luci, tutti i sistemi di cartonato che servono per fare le recensioni, un paio di pannelli riflettenti, insomma cose che vedrete che torneranno utili. Detto questo, ragazzi, che cosa sarà il canale da qui in poi? So che molti di voi stanno aspettando di capire cosa succederà. Il canale a questo momento toglierà tutta la parte di viaggi che non esisterà più, introdurrà le recensioni di smartphone per la parte fotocamera, che sarà anche la prima recensione che vedrete sul canale, introdurrà delle recensioni più chiacchierata su alcuni strumenti super professionali, come ad esempio la FS5, che non sarà una vera e propria recensione ma sarà più una discussione, introdurrà analisi di vecchi prodotti visti in maniera diversa per chi magari vuole comprare vecchi prodotti per spendere di meno, ci saranno delle guide all'acquisto, come sempre prodotti da 10, 20, 30, 40, 50, 60 euro, migliori macchine, ma mi voglio promettere di portarvi sempre qualità, uno ovviamente, e soprattutto il prodotto. Se parlo di una macchina, voglio che la macchina sia lì, voglio testarla in un certo modo, voglio farvela vedere. Quindi appunto i soldi di Hype mi sono anche serviti per acquistare alcune macchine entry level da testare durante l'anno. Sto cercando di costruire un parco macchine in modo di avere una macchina per ogni brand, in modo da poter provare tutte le lenti su macchine diverse anche. Insomma, sto costruendo il futuro di un canale davvero differente secondo me su YouTube Italia, e spero che voi lo possiate capire. La parte che c'era prima di viaggi verrà sostituita dalla parte di documentari. Mi spiego meglio, il mio lavoro è fare documentari in questo momento e vedrete le riprese che sono cambiate completamente, vi ho voluto portare la massima qualità possibile. E lo voglio fare anche in futuro con ciò che saranno i miei video. Probabilmente vedrete documentari di persone creative, grafici, illustratori, fotografi, videomaker, insomma qualsiasi cosa che gira nell'ambito dell'arte, della creatività, utilizzare strumenti tecnologici. Saranno documentari specifici su quella cosa lì. Spesso magari vedrete anche delle macchine fotografiche in mano ad altre persone, perché è giusto che sia così. Le recensioni saranno in collaborazione anche con fotografi magari più esperti di me, che vedranno alcune cose in maniera differente alla mia. Ma insomma, sarà un canale ricco di contenuti e soprattutto gestito da più persone. E io non vedo veramente
veramente l'ora di farvi vedere quello che possiamo fare, perché so che possiamo fare cose pazzesche e mi auguro veramente che il primo video ve le faccia vedere. E arriverà molto presto, promesso. La parte di viaggi, punto, sostituita da quella di documentari, mentre la parte di mercato e discussione sulla fotografia e il videomaking va a finire dentro il podcast. Se non mi seguite, perché probabilmente non ne ho mai parlato su YouTube, perché l'ho aperto poco dopo aver presentato l'ultima recensione a giugno, è nato Messa a Fuoco. Per chi non sapesse cos'è un podcast, è semplicemente un video, ma solo con l'audio, caricato su Spotify, iTunes e Spreaker, o su Google Podcast, insomma lo trovate su tutte le piattaforme d'ascolto, dove parliamo di fotografia e videomaking. È un podcast super seguito, ragazzi, ha superato quasi 30.000 ascolti, su iTunes è ancora adesso nella home page come miglior nuova scoperta, ha vinto il Festival del Podcasting quest'anno come miglior podcast emergente, quindi insomma, parliamo veramente di un sacco di cose, fotografia, videomaking, una volta a settimana. Per quanto riguarda il lato video, invece, ragazzi, la programmazione è più dilatata. Ci vorrà più o meno un mese a video o 3 settimane, dipende un po' dal tipo di contenuto. Spesso magari arriveranno contenuti che girerò qui dentro nello studio, perché magari saranno test più specifici, ma diciamo che per creare un certo tipo di mood e quant'altro serve tempo, e per trovare tempo servono le persone giuste, trovare connessioni e quant'altro, e quindi è un casino a volte, mi dispiace dirlo, ma a volte è un casino e voglio portare contenuti di un certo tipo. Per ora questa sarà la cadenza, però quando arriverà il contenuto io vi garantisco che l'effetto che farete sarà wow. Voi guarderete quel video e direte: cazzo, ne è valsa la pena. Voglio che ogni video ne varrà la pena. Quindi questo è il canale. Più volte ho usato questa affermazione: voglio alzare l'asticella, e io vi garantisco che l'asticella si alzerà. Questo video probabilmente non è l'esempio più lampante, per il semplice fatto che volevo presentarvi questo posto, volevo presentarvi questa casa, ma vi garantisco che quando arriveranno i prossimi contenuti ne sarà valsa la pena. Quindi ragazzi, grazie a tutti per avermi aspettato per tutto questo tempo. Io ora vado a montare questo contenuto e spero di farvelo avere il prima possibile. Questo è quanto. Benvenuti in questa nuova stagione di Simone, cioè. Ci vediamo presto.